E adesso ci siamo spostati, Daniela, siamo in Val di Fassa, ho messo gli scarponi per sciare. Allora, siamo veramente curiosi di sapere la stagione invernale come sta procedendo. Nicolò, Elisa, dell'APT della Val di Fassa, direttore, immagino molto bene vedendo le persone che ci sono. La stagione è iniziata benissimo, proprio è stato un Natale, un Capodanno dove si è visto proprio una grande voglia di venire in Val di Fassa e a sciare. Ovviamente tanti italiani in questo periodo. Adesso ovviamente ci prepariamo per quello che verrà, la stagione quella un pochino di mezzo, dove comunque continuiamo a lavorare perché le piste sono bellissime e quindi c'è anche la possibilità di ulteriormente venire e godersele senza troppe persone. Poi devo dire, quando le giornate sono anche belle, invoglia proprio a vivere la montagna. Elisa, ma noi a 1 mattina lo abbiamo raccontato, purtroppo l'aumento del carburante, l'aumento dell'energia, l'inflazione, inevitabilmente i costi sono lievitati. E che cosa avete fatto per andare incontro alle famiglie, soprattutto ai giovani? Beh, in questo periodo, insomma, da gennaio è un ottimo mese per venire a sciare perché i costi sono leggermente più bassi. Ci si può anche acquistare lo ski pass online, quindi trovare delle offerte. Se si acquista online c'è un 5% di sconto. E poi ci sono altri periodi dell'anno, tipo la seconda metà di marzo, che sono molto convenienti. Tra l'altro il tempo è meraviglioso, le giornate sono lunghe, c'è tanto sole, quindi anche il momento per gli apreschi, insomma, per fare un po' di festa per i giovani. E per le famiglie ci sono tante offerte, anche le scuole di sci da noi sono preparatissime, corsi collettivi o individuali a ottimi prezzi e soprattutto di grandissima qualità. Beh, devo dire che Elisa convince, brava. Allora, l'altra particolarità è che date comunque involontariamente anche lavoro a tanti agricoltori, giovani che vogliono investire sul territorio, perché poi quando vieni qui, vieni nel rifugio e decidi di mangiare il prodotto tipico del territorio. Io oggi, vabbè, hashtag spremuta libera, arrivano comunque dall'Italia, dalla Sicilia. Sicuramente, allora, noi qui abbiamo alcune produzioni locali, abbiamo ovviamente il tema del formaggio, tutti quei sono i prodotti caseari, ma anche alcuni piccoli agricoltori che ci permettono di creare appunto polente, pane e altre tipologie di prodotti proprio. Formaggio, viene in mente subito il puzzolone di Maiena. Ma certo! Certo. Diciamo che è la nostra bandiera. Poi appunto abbiamo tantissimi piccoli agritour che fanno anche delle produzioni di nicchia, ma veramente deliziose. Grazie. Allora, buon anno. Hanno lanciato, avete sentito che hanno parlato dello sci. Abbiamo qui con noi il presidente nazionale dei maestri di sci. Auguri, buon anno. Grazie, Luigi. Grazie Massimiliano. Anche in questo caso dobbiamo dire che c'è stata una vera e propria evoluzione nel comparto dei maestri. Intanto, una cosa positiva che abbiamo visto è che ci sono tantissimi giovani, esatto, e tantissime ragazze poi. È vero. Le ragazze sono veramente la nostra forza come categoria, perché loro sono bravissime con i bambini, sono bravissime con gli adulti e hanno sempre il sorriso in volto, e quindi è veramente una grande presenza per quanto riguarda la nostra professione. Ecco, mi dice anche una cosa, il fatto del maestro di sci, io dico sempre che ha un ruolo fondamentale perché ci insegna a sciare, però in realtà ci insegna il nome delle montagne, ci insegna anche il prodotto, come stavo parlando prima con il direttore. Sì, guarda, la definizione esatta del maestro di sci è: lui è un operatore turistico che pratica uno sport. Cioè, noi facciamo turismo nel senso proprio del termine, turismo è la parola che viene dal francese tour. Noi portiamo nelle montagne innevate, dove ci si può accedere soltanto con gli sci ai piedi, le persone che vogliono conoscere la bellezza incantata della montagna. Allora, presidente, andiamo a sciare, proveremo a sciare. Allora, il casco, eccolo qui. Altra situazione, devo dire, fondamentale, soprattutto l'Italia è protagonista in questo, è lo sci a tutte le età, certo, bambini, diciamo giovani, adulti, persone di una certa età, e poi la disabilità. I maestri oggi devono essere abilitati a portare i disabili. Certo, la legge 40 prevede che l'insegnamento dello sci alle persone con disabilità, sia cognitiva, sia motoria, sia
visiva deve essere compiuta da un maestro di sci specializzato, da un maestro di sci che ha fatto un corso specifico proprio per l'insegnamento alle persone con disabilità. Ecco, e quando si parla di sci, si parla di montagna, poteva mancare il nostro Lino Zani. Saluto Daniela. Ciao Lino. Daniela, buongiorno. Quando è che vieni a sciare un po' con noi? È sempre, vero. Sempre in studio al freddo, al caldo. Allora, Lino, diciamo che siamo anche fortunati perché le condizioni della neve sono perfette, sono ottime. E tanti stranieri sono venuti qui. Ricordiamo una cosa fondamentale, che domani ci sarà Linea Bianca in onda dal nord Italia e saremo un po' vicino a casa tua perché siamo, esatto, in Lombardia. Siamo in Lombardia, siamo in provincia di Sondrio, siamo in Valmalenco e avremo delle cose straordinarie. Io ti preparerò un piatto di pizzoccheri che ti farà sognare addirittura. E soprattutto avremo un altro personaggio straordinario, Bianco. Ha fatto forse il primo che faceva sci estremo, cioè quando faceva queste pareti incredibili. E poi aspetta, vogliamo ricordare anche una cosa che andremo a vedere. Noi parliamo sempre di ghiacciai. I ghiacciai si stanno fondendo, stanno soffrendo. C'è fortunatamente un ghiacciaio che in questo momento è stabile, non cresce e non diminuisce, ed è il ghiacciaio del Fellegno, che devo dire è veramente una bella cosa. Allora, prima di mettiamoci già gli sci ai piedi, Presidente, una curiosità, perché quando parliamo noi ai giovani spesso li indichiamo come quelli che più che altro nel passato sono quelli che non vogliono fare, sono sempre super accuditi dai genitori. In realtà sta cambiando anche la nuova generazione, cioè li lasciamo anche liberi di sbagliare. Assolutamente, cioè la montagna è una grande educatrice, per cui i ragazzi che vengono a sciare con i maestri sci proprio si abituano all'autogestione, devono portarsi il loro casco, il loro occhiale, il loro guanto, e se lo dimenticano poi il freddo li punisce, e quindi capiscono veramente che devono fin dal giorno prima prepararsi lo zaino, proprio programmare l'uscita col proprio maestro, e quindi questa cosa qui è assolutamente educativa. Senti Luigi, ho dovuto educarlo, 10 anni. Però ti è riuscita bene, dai. Allora, l'ho educato bene, però. È vero, è vero. Si dimentica i guanti, la fascia sempre, tutte le mattine, Lino, guante. Potremmo dire anche una cosa, quando la neve fa scuola, potrebbe essere anche una bella campagna, Presidente? Assolutamente sì. In Italia manca un po' l'insegnamento dello sci all'interno delle scuole. Un po' alla volta adesso anche in Italia stiamo avvicinandosi a una cultura sportiva. E la cultura dello sport invernale, come lo sci, bisognerebbe proprio avviarla. Bisognerebbe anche, come fanno in Francia, dividere le settimane bianche in tutto l'arco dell'inverno e non concentrarle soltanto a Natale. In Francia fanno così e sarebbe una grande cosa. Allora, allacciamo il casco, guardate qui la meraviglia che abbiamo intorno a noi, oggi siamo veramente fortunati. Allora Daniela, saluto tutti quanti gli amici di Uno Mattina, vi auguro un buon weekend, vi ricordo domani alle ore 14, Linea Bianca, ed è dalla Lombardia. E adesso però facciamo vedere due piste, le facciamo? Per la Ferolla, per dai, la Daniela. Daniela, guarda che maestri che avrai. La cosa bella è che abbiamo anche i nostri operatori, che sono tutti operatori scianti. Andiamo. Dopo questo snowboard, ok. Che sciata, Presidente! Grande. Ma che neve poi! Eccezionale! Vai, Massimiliano, permettimi di esprimere un desiderio. Prego. Io vorrei fare gli auguri a tutti i maestri sci d'Italia e con loro a tutti gli sciatori d'Italia, che sia un anno di grande neve e di buona neve. Perfetto. Bravo Luigi, e allora, auguri e viva la neve! E viva i maestri sci! Sì. Beh, allora Presidente, la seguiamo, andiamo, prego. Vai! Vai Lino! Tocca a me? You!